Giampaolo è una persona per me preziosa, è un caro amico. Sono felice che lui abbia ottenuto quello che ha avuto, quello che ha ricevuto tornando a casa, che ha potuto fare, ha creato la sua fortuna. Lavoravo in Fiat come disegnatore, come progettista. A un certo punto mi invitò a partecipare ad un suo progetto. Questo progetto è di costruire un'auto da corsa qui a Varano. In quel periodo si stava costruendo l'autodromo, quindi niente di meglio che un'automobile autodromo, proprio era l'inizio. E mi chiese se ero disposto a utilizzare la sua macchina a fare una gara in quel di Varano. Credo che diedi quasi un giro secondo e da lì dove Dallara sorriso 360 gradi, era super felice. Unbelievable, unbelievable. When I came to Varano in 1978, Dallara was a big garage. Quando mettevano in moto mi accorgevo in diretta di quello stesso lo facendo e come lo stesso lo facendo. Vedere come cresceva la Dallara dal nulla ha stimolato tutti, ha creato un circolo virtuoso in tutto il paese. Ho vissuto dall'inizio come si crea un'avventura da corsa, da un'avventura stradale, rendendola, stravolgendola. È venuto istintivo, parlando con Fiorio, di appoggiarsi a Dallara. Siamo in ufficio di Senso, noi facciamo i telai in carbonio. Siamo partiti e nell'84 abbiamo fatto i primi 4-5 telai del Formula 3. L'anno dopo abbiamo vinto. Pronti via, ho detto a mio papà, guarda, se c'è da comprare una macchina dobbiamo prendere una da là. Si lavorava tutti per un obiettivo, che la macchina vincesse, e quindi c'era un legame forte anche fra di noi. Sarebbe stata una follia pensare di fare lo stabilimento per farsi una Formula 1. Allora, chi è il meglio che c'è in Italia, che potenzialmente può essere nostro partner? E il nome è andato su Dallara. Siamo riusciti con poco ad ottenere molto, secondo me. Forti del fatto che il progetto era comunque vincente, era un progetto valido. Nel 91 io facevo anche lo sviluppo per la McLaren, perciò campione del mondo, e al netto del motore la Dallara non aveva niente da invidiare alla McLaren. C'è un problema, non siete a regolamento, non potete correre a Imola. Trovo un telefono e chiamo l'ingegnere. Ci pensiamo noi. Quelle 24-30 ore sono state quelle più formative della mia carriera, perché ho visto fare una cosa che era impossibile. Eravamo in tre all'epoca in Galleria del Vento, perciò siamo in più di 100 persone. Per il tipo di prodotto che faceva Dallara era un'assoluta avanguardia. Sviluppava l'aerodinamica in un modo molto più scientifico di quello che facevamo noi con la Formula 1. Lui creava sempre delle cose che erano molto in anticipo su quello che tutti gli altri pensavano, pertanto questa è stata, credo, la sua forza. Questa visione che ha avuto lui di cercare di avere all'interno tutte le conoscenze, tutte le maestranze e tutte le attrezzature. Noi non avevamo nessuna idea degli ovali, nessuna, ma zero. Non si conosceva l'ambiente, non si conosceva la cultura, non si conosceva la tecnica e si doveva imparare. From the very beginning it was apparent to me that it was a very serious manufacturer. A un certo momento mi trovo che sono in testa con 70 giri dalla fine. Come che fosse preordinato che io dovevo vincere con una Dallara a Indianapolis. Giampaolo and his team had a better car. It's not about who makes the car, it's who you can win with. I've had some big crashes in Dallara's. I definitely crash tested the cars a lot. And then my last accident in 2013, I saw him and I was a little bit critical of some things and he took it really personally. I think the company take the safety very, very seriously. My husband, Andy, and I, and my dad, my family, have all been so grateful for the passion and heart that Mr. Dallara carries
to making these cars as safe as they are and to protecting the drivers, but also making them the fastest missiles to pilot on the ground. Tutte le gare che ho vinto con lui. È una persona che per me è un amico personale, non è solo una persona che ne fa delle macchine bellissime che mi hanno fatto vincere tutto quello che volevo vincere. And I met Mr. DeLore in Phoenix, Arizona. I says, do we need a contract? He says, no, we shook hands, didn't we? I said, I like that better. He said, that's the way I deal. The IndyCar series today would not be what it is without DeLore and their commitment. Il segreto è che l'America aveva bisogno della DeLore. A un certo punto mi sono reso conto che DeLore vinceva tutte le domeniche ovunque nel mondo. Tante macchine di Formula 1, tante macchine che hanno vinto anche dei campionati nell'endurance vengono dalla DeLore. Sono riuscito a vincere per l'ingegnere la prima 24 ore di Daytona nel 2002 con una DeLore. Era la maniera mia di dire mi ho fatto qualcosa di speciale assieme. Grazie ingegnere. Macchina DeLore, Cadillac DPI DeLore, costruita a Varano, interamente. Abbiamo vinto 24 ore di Daytona. Bellissimo. I was driving this car, so the F312 from DeLore, and end of this season I had a quite big crash, let's say, in Macau, and still I'm here able to do everything, you know? So I think it just proves how safe motorsport is nowadays. La Super Formula è vista come la Formula 1 in Giappone, perché cercano sempre il mezzo millimetro che fa la differenza, e questo è qualcosa che DeLore ci dà una certa performance che rende questa macchina, questo campionato, il campionato più bello da vedere dopo la Formula 1. Il suo merito è stato quello di costruirci un modello adeguato ai tempi e di animarlo con una tecnologia tale da renderlo vincente anche sulla pista. Essere moderni non significa cambiare tutto, significa rendere attuali i principi che sono stati alla base della fondazione di un'azienda. Al di là del progetto tecnico c'era il progetto di un'azienda che voleva lasciare sul suo territorio, ovviamente in provincia di Parma, ma anche nel nostro paese, nella Motor Valley, un qualcosa di unico. E su questo devo dire ci è riuscito alla grande. Qualsiasi persona fonda qualcosa di nuovo e speciale. For me it was important to share with him the same value. One thing we can say between us is reciprocal respect. Mi piace proprio identificare quest'uomo, questa visione di quest'uomo e i rapporti con l'umanità. Era il papà che vedevi alla sera fine settimana, come tanti papà di quell'epoca, che però aveva i suoi amici, aveva il calcio, aveva le sue abitudini, quindi non un papà totalizzato dal lavoro. Caterina era una persona straordinariamente generosa. Andava e veniva, era uno spirito libero, però Varano era un punto di riferimento della gente di Varano stesso. Arrivano delle persone incredibili in questo piccolo ristorante che facciamo un po' ridere, no? E allora io personalmente sono anche un po' preoccupato, no? A vedere l'evoluzione da quando è partito in quel garage lì, lui dice sempre che è stato molto fortunato, ma sarà anche un po' di capacità forse. L'edificio parla con quello che gli sta intorno, dalla piccola casa che sta da un lato alla roccia in alto alla collina e soprattutto al gesso che abbiamo voluto mantenere. Abbiamo potuto fare questo lavoro avendo anche la fiducia di tutti i nostri partner della Motor Valley. Sapevano perfettamente che per il nostro modo di essere avremmo cercato il bene comune prima che il bene della nostra azienda, e quindi questo per me è stato un grande punto di onore. Se vogliamo definirlo in poche parole o in una parola, dobbiamo far crescere quella che è la cultura DeLore.
E allora questo è anche bello quello che si fa, perché tutti i giorni impari delle cose nuove. E ho la fortuna di essere circondato da tante persone che condividono questa idea, questa voglia di continuare a imparare, di continuare a immaginare, di continuare a sognare dei modi nuovi, di fare delle cose nuove.